Allora, non lo so, nel senso che ne ho tantissime. Adesso abbiamo. Vabbè, ce n'è una, ne cito una che non ho fatto io, che non ho cantato io. Una canzone che mi è rimasta nel cuore. Ce ne sono così tante. Una canzone che mi è rimasta nel cuore, che non ho cantato io e che non ho composto io perché guardavo il cartone animato insieme a mio papà, è Capitan Harlock. Poi, di quelle che ho composto io, sicuramente, vabbè, i Pokémon sono. Si vede? Lo vedete questo? E poi anche questo. Eh sì, nel cuore perché mi ha cambiato la vita. Ha cambiato la vita mia e anche la vita del mio socio ammiraglio Max Longhi, che ha composto e prodotto insieme a me tutte queste sigle. Però la sua vita è cambiata perché mi ha dovuto sopportare per un sacco. È bello perché siete in tantissimi, tutti con questo affetto fantastico. Io me ne rendo conto, cioè non mi sento un'icona, me ne rendo conto soltanto quando appunto incontro tutti questi ragazzi che, devo dire, non lo voglio dire con presunzione, però adoranti, mi dimostrano questo affetto pazzesco. Allora dico, cavoli, magari qualcosa l'ho fatto di bello, abbiamo fatto qualcosa di bello. Quando me ne rendo conto, mi spavento, cioè sono felicissimo e mi spavento nello stesso tempo. Mi spavento perché è una responsabilità poi, perché voi volete che io sia in un certo modo. Io sono in quel modo lì, magari non sempre, però, cioè, non sono Superman, però ho le mie debolezze, così, perché io lo so che tutti mi vedono, Giovanni, sono spesso così grazie a voi, però ci sono anche è per quello che un pochino, sai, mi spavento. Ciao, fuori ci sono. Ok. Allora, la mia vita è la musica e la mia famiglia. Questa è la vita, non c'ha ruolo, è proprio la vita. Ah, ho il tatuaggio.